criteri. Parliamo ora del canale Emiliano Romagnolo e di Acqua Campus. In questo servizio le parole di Domenico Solimando, responsabile di Acqua Campus, e quelle di Gioele Chiari, divulgatore scientifico del canale Emiliano Romagnoli, che parlano della qualità agroalimentare e dell'uso dei fertilizzanti. Viene poi trattato anche il tema della burocrazia in agricoltura. Il progetto Fertirine è stato finanziato nell'ambito dei PSR regionali. È un vantaggio per l'agricoltore, per il consumatore e per l'ambiente, per la collettività, perché l'agricoltore gli viene dato la possibilità di ottimizzare i fattori della produzione. Al consumatore gli viene fornito un prodotto di qualità superiore perché i quantitativi utilizzati sono quelli necessari a raggiungere degli obiettivi qualitativi. E l'ambiente ne beneficia perché tutti i fattori della produzione sono utilizzati in maniera oculata e utilizzandone il minor quantitativo possibile. Grazie a Fertirinet, l'agricoltore riesce a risolvere tutta la burocrazia legata al cosiddetto quaderno di campagna con un clic. Si trova già il registro preparato e questo significa non dover passare ore e ore davanti alla scrivania a compilare dei moduli, ma arrivare alla fine della stagione avendo fatto quello che era da fare in campagna e potendo fare ciò che è necessario in ufficio in pochi secondi, appunto, un clic, basta stampare. Io credo che sia uno dei grandi risultati del progetto Fertirinet su questo PSR, ha portato un'innovazione molto, 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 molto interessante per gli agricoltori perché la burocrazia diventa sempre più un peso e rischiava di schiacciare anche un'operazione culturale così importante come la fertilizzazione che è necessaria.